Eccoci qui, Comitato No Grandi Navi, Fridays for Future, Assemblea Permanente No Mose, sono arrivati a Roma, oggi 26 novembre, abbiamo portato all'attenzione del segretario particolare Andrea Benvenuti, il segretario di Conte, il documento tecnico che è uscito e che abbiamo scelto di portare a Roma di corsa prima che venisse fatto il comitatone questo pomeriggio. È chiaro per noi che il rischio oggi è che si scelga di finanziare ancora quell'opera inutile e dannosa che è il Mose, che ha già rubato 5 miliardi e mezzo di euro pubblici, quindi delle tasche di tutte e tutti i cittadini, e che invece non si scelga di nuovo politicamente di dare seguito e dare priorità a tutte le opere per la messa in sicurezza della laguna di Venezia. È chiaro che oggi essere qui è stato fondamentale per riuscire a portare l'interesse dei cittadini e non soltanto delle grandi multinazionali piuttosto che dei poteri forti di Venezia, e abbiamo scelto immediatamente di distinguerci con le nostre bandiere, gli striscioni e gli stivali dell'acqua alta, che forse a Roma non vedono molto spesso, ma che a Venezia purtroppo siamo molto abituati ad utilizzare. No Mose, no navi sono i due slogan che abbiamo scelto di lanciare da davanti a Montecitorio e che hanno riecheggiato nelle strade di Roma. Ci hanno sentito, perché ci hanno sentito, sanno che siamo qui, ora aspettiamo soltanto che scelgano per la prima volta di cambiare davvero rotta e di non continuare quell'opera inutile e dannosa che è il Mose. Fuori le navi da Venezia, no Mose. Eccoci a Roma anche come Fridays for Future Venezia. Marta diceva giustamente prima, si è parlato di No Grandi Navi e No Mose come slogan fondamentali della giornata di oggi, ma sappiamo come tutto ciò sia imprescindibile da quella che è la lotta globale contro il cambiamento climatico e in particolare contro le sue cause. Oggi diciamo forte e chiaro che quello che abbiamo vissuto a Venezia è proprio l'insieme tra queste due cose, l'insieme tra una mala gestione del territorio e una devastazione di esso e il cambiamento climatico. Queste due cose insieme hanno portato alla tragedia di due settimane fa, e queste due cose assieme si manifestano nelle emergenze e spesso e volentieri purtroppo nelle politiche che vengono continuate in Italia e non solo. Come Fridays for Future Venezia diciamo forte e chiaro, il Mose va fermato per un motivo in particolare. Siamo stati di fronte alla prima vera manifestazione dei cambiamenti climatici in Occidente, e di fronte a questo la classe politica dovrebbe riuscire a rendersi conto della situazione di emergenza, rendersi conto della gravità delle politiche che abbiamo portato avanti fino adesso e cambiare completamente rotta. Speriamo che lo facciano a partire da una piccola cosa come una grande opera che è il Mose, ma sappiamo che è fondamentale e necessario fare un cambio di rotta generale il più presto possibile. Vogliamo che Venezia sia al centro di questo cambio, e per questo vogliamo rilanciare una grande manifestazione nazionale ed europea per i prossimi mesi. Venezia come simbolo di resistenza di fronte alle cause del cambiamento climatico e come simbolo di speranza per una città altamente minacciata dalla crisi climatica, ma che allo stesso tempo può diventare appunto luogo di rinascita e di speranza.